Cosa? I'm online. Ciao a tutti. Sono in anticipo io, eh. È che per una volta ho detto andiamo in anticipo, che sono sempre in ritardo. Ciao, cioè una Martina e una Marta, ragazzi. Nomi sempre originali. Ciao a tutte ragazze. È vero che io conosco un sacco di Martina e Marta, per quello mi fa ridere. Ciao a tutti. Ciao Marti. Va bene. Ciao a tutti ragazze, prontissimi, io e la mia coinquilina, brave, siete bellissimi quando fate yoga assieme. Io sto provando a convincere Danilo, che lavora proprio a quest'ora, vorrei sempre che si unisse alle classi quando faccio quelle di Marti e Claudia, ma vabbè, prima o poi ce la farò. Come va la testa? Meglio, credo mi verrà un vernoccolo qui, perché ho preso proprio, adesso vi faccio vedere cosa ho fatto, cioè ho preso quell'angolo lì, vedete che c'è un angolo? Sono andata dritta, perché ero accovacciata, e quindi poi mi sono fatto un taglietto, dopo vabbè, e per fortuna non era niente di grave, però io ho preso una botta fortissima, vedevo sangue, dicevo che è successo? Fortuna che Danilo è più reattivo di me, e mi ha aiutata lui, però meglio, mi è passato il mal di testa adesso, quindi bene, non ci schiaccio. Genio. vabbè. Evitate di farvi male, evitiamo di farci male in questo periodo che già ci basta quello che c'è. Allora, un saluto dalla Francia, che bello che sia anche in altri paesi che praticate con noi. E ciao da Barcellona. Ragazzi, aspetto un po' perché sono le 7 ora, sono entrata un po' in anticipo io, per una volta. Quindi aspettiamo un po'. Ciao Julie. Ciao a tutti, un gran saluto a Giulia, che lavora sempre per noi in ospedale. Grazie Giulia. Ragazzi, voi come state? Io vado ups and downs in questo periodo, poi Dani quando mi aggiorna sui numeri mi viene un po' di angoscia e si cerca di stare positivi. Voi come state? Coronavirus positivi. Vabbè, poi Danilo fa battute stupide. Questa mattina ha già fatto una lezione con me. Vabbè, fantastica. Ma anch'io sto facendo molto di più. Faccio due cose al giorno, ma perché mettermi impegnata a me serve mentalmente. Se no, da tutto di matto. Quindi ho bisogno di riempirmi la testa. E già la testa, riempirmi la giornata, mettiamola così. Poi vabbè, quando io faccio yoga, quando faccio workout, mi si spegne il cervello. Quindi a me serve. Scusate, intanto vi leggo, cerco di avere una conversazione, ma è strano perché in realtà sto parlando a me stessa qui di fronte a me. Ups and downs anche qui a Copenaghen, i miei sono lontani e mamma biologa lavora in ospedale in Italia. Scusate, questo è il mio gatto che ha fatto chissà cosa. Mia mamma biologa lavora in ospedale in Italia. Guarda, ti capisco, io anche se io sono in Italia, i miei sono in Italia, ma in realtà io sono a Milano, loro sono a Treviso, quindi non ci vediamo, quindi lo capisco e anzi nel tuo caso capisco ancora di più visto che lavoro in ospedale. Mi dispiace, ti mando un forte abbraccio, ragazzi, continuiamo a restare forti e stiamo a casa, rispettiamo le regole, oggi mi facevano notare che un sacco di persone stanno comunque uscendo, sono sicura che voi non siete tra questi, quindi in realtà dirlo a voi. Poi inutile, visto che sono sicura che voi in realtà siete a casa, però vabbè, io lo ripeto, ragazzi, stiamo a casa. Si fa quel che si può e la cosa migliore da fare in questo momento è non andare in giro. La prima volta è stato così mia sorella, mi fa piacere. Personalmente sono molto arrabbiata con quelli, anch'io sono arrabbiata con quelli che continuano a uscire, vedo queste immagini con 20.000 persone che passeggiano e dico ma cosa stai facendo, sei a casa? Quindi sì, lo capisco, il problema è che io mi sento impotente, più che dirlo online non ho potere
E spero che qualcuno le faccia qualcosa, se devo essere sincera. Che tipo di lezione sarà? È una lezione concentrata sul lavoro di gambe, forza e flessibilità delle gambe. Io insegno Vinyasa, però la classe di oggi non sarà veramente Vinyasa, cioè non sarà così veloce. Ma che bello! Mi fa piacere che con i miei video sei migliorata. Sappi che mi rendete sempre felice quando me lo dite. Ragazzi, adesso fra 2 minuti iniziamo. Sto aspettando le 7.05 perché di solito nessuno è puntualissimo. Mia mamma stamattina ha denunciato una persona che passeggiava sotto casa allegramente. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Io se un giorno andassi al parco e vedessi tutta la quantità di gente che ho visto in quelle foto, anch'io questo chiamerei la polizia, direi, ragazzi... Perché che senso ha che facciamo le regole e poi non rispettiamo? No, vabbè. Scusate che io non ho parole quando vedo queste cose perché non comprendo cosa passi per la testa delle persone. Ragazzi, mi dispiace, soprattutto per chi di voi non è in Italia con questo problema e ha i genitori qui. Però vi ripeto, anche se siete qui, se non vivete nella stessa città, non cambia niente. Cioè, alla fine, ma anche se vivete nella stessa città, cioè, io non vedo nessuno a parte Danilo perché ci vivo insieme. Siamo ognuno a casa propria. E a che punto siamo? Beh, direi che un minuto iniziamo. Mi saluti la mia amica Michela, siamo lontane ma l'ho convinta a fare yoga online, è come se fossimo un po' vicine. Ciao Michela, bravissima che fate yoga a distanza, anche noi ci videochiamiamo con le mie amiche e facciamo cose al telefono assieme, così almeno ci sembra di fare le cose assieme. E secondo me è un buon modo per tenersi connessione, anche è il motivo per cui con Claudia e Martina abbiamo deciso di fare queste classi. E vi ricordo a proposito che sono classi settimanali, ve lo dico adesso prima che ve ne andate tutti alla fine. Quindi lunedì, mercoledì e venerdì fisse, sempre alle 7. Questo venerdì sarà Martina Rando e poi questo weekend vi daremo il piano per la prossima settimana. Quindi ricordatevi che sono tutti i giorni, sempre alle 7. Non vi confondete con la mia classe in inglese che mi state chiedendo se è alle 6, se è alle 7. No, queste sono fisse alle 7. Poi io insegnerò anche una mia classe nel mio canale in inglese, quindi Martina Sergi N. E la classe sarà in inglese domani alle 6. Poi ovviamente potete fare anche quella senza problemi, ma non confondetevi tra le due cose. Vi ricordo del gioco. Tanti di voi stanno già giocando. Se non sapete di cosa parlo, andate sulla mia pagina Instagram o anche da Marti o da Claudia. Abbiamo proposto un gioco settimanale. Se avete voglia di partecipare con noi, praticamente abbiamo mostrato un esercizio da fare che io non so fare, quindi... Ci sto lavorando anch'io, però col blocco riesco a farlo, quindi vi faccio vedere anche la variante col blocco. Ed è un modo solo per divertirsi a casa, quindi provatelo, provate magari a chiedere a qualcuno in famiglia di farlo con voi. Se avete piacere fatelo, condividetelo nelle storie, che oggi mi sono divertita a vedervi tutti a casa a provarlo. E se non sapete cosa parlo, ripeto, su Instagram trovate tutto. Sono uguali le classi di oggi e domani? No, non faccio la stessa classe. Quindi se volete farle tutte e due, non, appunto, vi fate due classi diverse. Però quella sarà ovviamente insegnata in inglese. Ma no, ma neanche io riesco ad alzarmi da terra in quel gioco senza blocco. Ma non è un problema. Non è una gara chi riesce, è divertente. E poi bisogna vedere se miglioreremo nel tempo. Quello sarà la cosa più divertente. Facci vedere come si fa ora. Ragazzi, io adesso ve lo faccio vedere e poi partiamo. Io non sono capace, ve lo faccio vedere. Cioè, dovete prendere il piede e venire su. E questo è quello che riesco a fare io, senza blocco. E ve l'ho fatto vedere al vivo, quindi, come vedete, si può fare. Grazie Mattia per farmi sempre fare queste belle figure. Va bene ragazzi, io vado, inizio a fare questa classe perché ormai si sta facendo tardi. Siamo in 850 ragazzi, grazie a tutti. Iniziamo, io sarò lì quindi non vi posso più leggere. Quindi, e vi dico, ho cambiato internet, in teoria è migliore, però spero non si blocchi perché essendo nuovo da 2 giorni non l'ho ancora sperimentato, quindi spero vada tutto bene. Vado, allora aspetta che guardo se il mat è centrato. Opa. Ok, fermati. Ok. Facciamo così.
posso fare anche così. Scusate, non ero molto preparata sulla schermata. Ok, così ci siamo. Perfetto. Allora iniziamo, se no qua facciamo. Ci prendiamo seduti, sulle ginocchia. Quindi ci mettiamo seduti sui talloni. Se a qualcuno questa posizione desse fastidio, prendiamo un blocco o più blocchi, lo portiamo sotto e ci andiamo a sedere sul blocco. Quindi anche questa è una variante che va benissimo, anche due blocchi uno sopra l'altro, altrimenti seduti sui talloni. Va bene. Allunghiamo bene la colonna verso l'alto, manteniamo le spalle basse. Andiamo un secondo a chiudere gli occhi qui. E iniziamo a sentire a respirare soltanto con il nostro naso. Quindi vogliamo inspirare ed espirare solo e soltanto dalle narici. Manteniamo bene la colonna allungata in alto. E stiamo solamente ascoltando il nostro respiro per adesso. Quindi proviamo a svuotare la nostra mente e portarla solo al nostro respiro. Cerchiamo di avere l'inspirazione e l'espirazione della stessa lunghezza. E in questo momento voglio solo pensare a respirare. Ancora un lungo respiro qua. E poi da qui lentamente metto allo step. E facciamo due rotazioni del collo verso sinistra. Quindi l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra. E poi la destra va indietro. Orecchio destro verso la spalla destra. Ed espirando, metto allo step. E ancora uno in questo senso. Inspiro, vado indietro, vado verso destra, espirando, mento allo sterno. E lo facciamo dall'altro lato, andiamo verso destra, inspiro, la destra va indietro, andiamo verso sinistra, espiro, mento allo sterno. E ancora uno, inspiro, vado indietro, ed espiro, mento allo sterno. E poi inspirando riporto il mento però al pavimento e andiamo a aprire gli occhi. Ora inspiro, allungo le braccia verso l'alto, intreccio le dita, spingo i palmi lontani, mi allungo bene, inspiro per petto, espiro, contraggo, curvo la schiena. Ancora, inspiro, apro, espiro. E ancora uno, inspiro, espiro. E poi inspiro e lascio andare e mi porto in contropiedi. Portiamo bene le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto i fianchi, andiamo le dita delle mani verso l'esterno e portiamo appeso a destra e a sinistra. Andiamo a scaldare bene i polsi. Poi non ve l'ho detto all'inizio, ma in questa classe, se no che lavoreremo molto su anche allungamenti di gambe, può essere che vi serviranno due blocchi o due libri, se non avete due blocchi. Quindi cercate di averli vicino a voi, se non li avevate magari prendeteli in questo momento. Ok, calmo un secondo e poi giro le mani con le dita verso le ginocchia. Inspiro, vengo indietro se riesco, altrimenti resto ferma su. E espiro. Ancora inspiro. Espiro. E ancora uno, inspiro. Espiro. E poi riporto le dita frontali e portiamo la mano sinistra sul dorso. Facciamo una leggera pressione. E poi facciamo cambio. Mano sinistra sul dorso, sempre leggera pressione. E poi la lascio andare e magari sciolgo un secondo i polsi. Ok. Da qui torno in quadrupedia. Adesso andiamo a fare le rotazioni con la nostra gamba, iniziamo con la destra. Quindi inspiro, la gamba sale, lascio il ginocchio a 90 gradi, apro lateralmente e torno giù. Cerco di mantenere il resto del corpo fermo, quindi non è un movimento
con tutto il busto. Ma mi concentro sull'anca. Salgo con la gamba, apro lateralmente, torno giù. Ancora una in questo senso. Salgo, apro, torno giù. E faccio cambio. Apro lateralmente, salgo, torno giù, mantengo la gamba attiva, apro lateralmente, salgo, torno giù, ancora uno, e torno giù. E lo faccio con l'altra gamba, salgo, apro lateralmente, torno giù, ancora su, apro, torno giù, ancora uno, e cambio verso, apro, salgo, torno giù, ancora apro, salgo, torno giù, e ancora uno, torno giù. Ora da qui, lo faccio vedere in questo senso, andiamo ad aprire la gamba destra lateralmente, resto con il ginocchio in mano in questa posizione, voglio inspirare, portare la gamba destra verso l'alto, espiro, scendo, ancora inspiro, espiro giù, ancora inspiro, espiro giù, ancora due, inspiro, espiro giù, ancora uno, inspiro, espiro giù, inspiro, salgo, resto qui, faccio delle pulsazioni, 5, 4, 3, 2, e 1, sciolgo, e lo faccio dall'altro lato, stendo la gamba, come prima, piede martello, gamba attiva, inspiro, salgo, torno giù, espiro, e ancora su, torno giù, ancora, salgo, torno giù, ancora due, torno giù, ultimo, salgo, torno giù, e poi salgo, e resto qui, pulsazioni, per 5, 4, 3, 2, e 1, sciolgo, e ora riapro la gamba destra, questa volta vengo su col busto, mi vado ad allungarmi la mano lungo la gamba, inspiro, allungo il braccio sinistro verso l'alto, ed espiro, mi allungo verso destra, respiri qui, mi allungo bene, ancora uno, e poi torno, e faccio cambio, piego la gamba destra, stendo la sinistra, inspiro, vengo su, allungo il braccio destro in alto, e espiro, scendo verso la mia sinistra, allungo bene, ancora uno, e torno su, e torno in quadrupedia. E da quei punti i piedi, mi vado a spingere i glutei verso l'alto, l'addome verso le cosce, e inizio a pedalare con i piedi, mi riporto un turno alla volta in direzione del pavimento. Sciolgo bene. Ancora qualche respiro qua. E poi con la prossima inspirazione andiamo sul punto di entrambi i piedi. Ed espiro, scendo verso il basso, ancora uno così, inspiro, espiro, scendo, ad un crocianato, magari per qualcuno ovviamente avremo ancora le gambe piegate, non è un problema. Teniamo due respiri qui, nel cane faccio in giù, spingo bene il pavimento lontano, allungo la colonna. E ora vogliamo piegare la gamba destra, portare quindi il fianco verso destra, il piede sinistro resta dov'è? Stacco la mano sinistra e con le polpastrelle mi allungo in avanti. 5 respiri qui. Voglio sentire un allungamento del mio fianco sinistro. Allungo bene. Ancora 2. E poi torno al centro, faccio dall'altro lato. Piego la gamba a sinistra, porto i fianchi a sinistra, stacco la mano destra e mi allungo in avanti. Faccio solo i polpastrelle. Allungo qui. Ancora due. E poi lentamente. Torno al centro. Ad un crocianato. E da qui cammina indietro con le mani verso i piedi. Andiamo a prenderci i nostri gomiti opposti. Piego leggermente le gambe. Andiamo ad ondulare un secondo a destra e a sinistra. Rilasso il collo. Mi lascio completamente andare.
Ancora un respiro qua. E poi lentamente sciolgo. Ricammino in avanti con le mani. E da qui sguardo tra le mani e vado a camminare in modo attivo con i piedi verso le mie mani. Ok, inspiro allungo la colonna, espiro mi chiudo, piego le gambe su serra. Ancora, inspiro allungo, espiro mi chiudo. E ancora, inspiro allungo, espiro mi chiudo. E poi da qui attivo la gamba, inspiro, vengo su, espiro. Samastri. Ok, da qui iniziamo le selezioni modificate. Vediamo iniziare il tappetino, inspiro lungo le braccia bene verso l'alto, espiro mi piego dai fianchi, viso verso le tibie, inspiro lungo la colonna guardo di fronte, espiro, vado in panca, da qui vado a fare un full push up, quindi scendo del tutto torno su se serve lo faccio con le ginocchia a terra, tibie a terra, svolto le mani, scivolo in avanti, inspiro, up, ed espiro, cane giù. Ora, da qui portiamo lo sguardo tra le mani e vogliamo portare i piedi all'esterno della nostra mano. Quindi facciamo due passi, i piedi vengono all'esterno delle mani. Inspiro, vengo su in un active squat. Quindi ho i piedi arrivi contro il tappetino, le ginocchia che spingono indietro, braccia stese in avanti e andiamo a fare 10 pulsazioni. Andiamo per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Resto qui un respiro. E poi stendo le gambe, mani piegate fronte al petto, inspiro, allungo verso l'alto, espiro, scendo, mani a terra, un passo alla volta indietro, bang, di nuovo full push up, la variante più facile, ginocchia a terra, va bene anche così, full push up, poi vado a sedere indietro sui talloni, scivolo in avanti, inspiro, cane su, ed espiro, cane giù, e andiamo a rifare uguale, sguardo tra le mani, un passo allo salto, porto i piedi all'esterno delle mie mani. Inspiro, vengo su active squat. Ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengo qui un respiro. E poi stendo le gambe, mani prese fronte al petto. Inspiro su. Espiro, scendo, mani a terra, un passo, un salto. Full push up. Ginocchia a terra, mi siedo dentro sui talloni, scivolo in avanti, inspiro, up, espiro, cane giù, e lo ripetiamo uguale, sguardo tra le mani, un passo o un salto, piedi all'esterno delle mani, inspiro, active squat, ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tengo, respiro, estendo, e da qui inspiro, ed espiro, scendo mani a terra, un passo, un salto, full push up, ginocchio a terra, mi siedo sui talloni, scivolo in avanti, up, espiro, cane giù. Andiamo a fare altri due saluti senza fare le pulsazioni, quindi sguardo tra le mani, un passo, un salto, porto i piedi all'esterno delle mani, inspiro, ti squat, espiro, stendo le gambe, inspiro, espiro, scendo, mani a terra, un passo, un salto, full push up, ginocchio a terra, mi siedo sui talloni, inspiro, scivolo in avanti, apro il petto, espiro, cane giù, e da qui di nuovo sguardo tra le mani, un passo o un salto, inspiro, active squat, espiro, stendo le gambe, inspiro, braccio verso l'alto, espiro, piego le gambe, mani a terra, un passo, un salto, full push up, ginocchio a terra, mi siedo verso i talloni, scivolo in avanti, inspiro, apro il petto, ed espiro, cane giù, e resto qui, 5 respiri di recupero. Per tutti voi, chi mai volesse, può sempre portare ginocchio a terra, umidiarci, sedersi sui talloni, stendere le braccia di fronte, e portare la fronte a terra. Quindi questa variante, quando volete, quando avete bisogno di fare una pausa, vi mettete in quella posizione. Ancora due respiri qua. Ancora uno. E poi con lo sguardo tra le mani, un passo in salto. Questa volta porti i piedi tra le mani. Porto i piedi, inspiro allungo,
Espiro, mi chiudo. Ed inspiro, vengo su, braccio verso l'alto. Espiro, mai di fronte al petto. Ok, da qui, ovviamente intanto si sta un po' spostando. Andiamo di nuovo a portare inspirando le braccia verso l'alto. Espiro, mi piego. Inspiro lungo la colonna. Ed espirando, questa volta faccio un passo lungo col piede sinistro indietro. Inspirando, voglio affondare bene il petto. Qua vi faccio vedere coi blocchi, mentre metti mani a terra. Quindi se serve, mani sui blocchi. Inspiro, affondo proprio bene il petto, la gamba è stesa. Espiro, stendo la gamba di fronte, mi allungo verso la gamba stesa. Quindi può anche essere che dovrò prendere i blocchi più in alto. Magari sono qui, inspiro, affondo e apro. Espiro, stendo. Cerco la mia variante. Inspiro, affondo e apro. Espiro, stendo. Ancora, inspiro, affondo e apro. Espiro, stendo. Ancora uno, inspiro. Ed espiro, resto qui, respiro. Mi allungo verso la gamba stesa, anche qui, come ho detto, se abbiamo i blocchi, magari siamo in questa variante. Siamo qui in alto, comunque il concetto è schiena piatta e pensare all'ombelico che va verso la coscia, solo dopo il viso verso la tibia. Quindi questa posizione è corretta, va benissimo. Evitiamo però queste posizioni, corriamo a terra ma occupiamo solo la schiena. Ancora un respiro. E poi inspiro, sguardo in avanti, vado a portare il peso in avanti sul piede destro. La gamba sinistra sale verso l'alto, inspirando. Ed espirando, mi chiudo, viso verso le tibie. Inspiro, vengo su. E facciamo l'altra gamba. Espiro. Inspiro, lungo la colonna, guardo di fronte, schiena piatta. Ed espiro, il piede destro va indietro. Lungo passo, come prima. Inspiro, affondo a coprire il petto. Espiro, stendo la gamba sinistra. Inspiro, affondo e apro. Espiro, stendo. Ancora, inspiro. Espiro, ancora due, inspiro, espiro, ultimo, inspiro, ed espiro, resto qui, 5 respiri, come prima scegliete la vostra variante, con i blocchi, senza blocchi, non andate a copiare quello che sto facendo io, se non è quello che fa per voi oggi, ma fate una variante modificata, ancora due respiri, e poi inspiro come prima, sguardo in avanti, peso in avanti, la gamba destra sale in alto, e espiro, mi chiudo, viso verso le tibie, e da qui inspiro, vengo verso l'alto, e espiro, siamo stiti. Andiamo a rifare uguale, leggermente più veloce, inspiro, espiro, inspiro lungo la colonna, espiro, piede sinistro indietro, inspiro, affonda per il petto, e espiro, stendo. Inspiro, espiro, la gamba dietro sempre stesa, inspiro, sono quella davanti che si piega, espiro, ancora due, in, espiro, ultimo, inspiro, espiro, mi allungo qui tre respiri, mantengo fianchina, piede destro bene a martello, gamba attiva, ancora uno, e poi sguardo in avanti, peso in avanti, inspiro la gamba sinistra sale, espiro, mi chiudo, inspiro, vengo su, e faccio subito l'altro lato, espiro, inspiro lungo la colonna, espiro, piede destro, vai indietro, inspiro, affondo proprio il petto, espiro, stendo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora due, inspiro, espiro, ultimo, inspiro, ed espiro, resto qui, respiro, mi allungo verso la gamba stesa, penso all'addome che vada verso la coscia, solo un secondo momento, il viso vuole andare verso il mio piede, penso ad allungarmi, ancora uno, e poi inspiro, peso in avanti, la gamba destra sale, espiro, mi chiudo, inspiro, vengo su, espiro, e andiamo a fare l'ultimo, poi la parte attiva è praticamente finita, inspiro, espiro, inspiro, lungo la colonna, espiro, il piede sinistro, va indietro, inspiro, affondo il petto,
espiro, stendo. Ancora, inspiro, espiro. E ancora, in, espiro. Ancora due, inspiro, espiro. E ancora uno, inspiro. Ed espiro, resto qui. Respiro. Mi allungo verso la gamba stesa. Ancora uno. E poi pesi in avanti. La gamba sinistra sale. Espiro. Uttanasana. Inspiro, vengo su. E facciamo l'ultimo. Espiro. Inspiro, allungo la colonna. Espiro. Il piede destro. Fa un passo indietro. Inspiro, affonda proprio bene il petto. Espiro, stendo. Ancora inspiro. Espiro. Ancora inspiro. Espiro. Ancora due, inspiro. Espiro. Ultimo, inspiro. Ed espiro. Resto qui. Mi allungo. Tre respiri. Ancora uno. E poi di nuovo sguardo in avanti, peso in avanti, la gamba destra sale, ed espiro, mi chiudo. Ed inspiro, vengo su. Espiro. Siamo stiti. Ok. Scegliamo secondo le gambe, sentiamo il bisogno. Io vengo solo a vedere che nessuno abbia scritto che ci siano problemi di connessione. Perfetto, no? Allora, da qui adesso ci portiamo con i piedi larghi quanto i fianchi. Quindi parallele tra loro, quanto i fianchi. Inspiro, allungo la colonna ed espiro, vado a piegare le fianchi. Mi porto verso il basso. Anche qui vi faccio prima della variante con i blocchi. Ovviamente se lo sapete fare senza blocchi, mani a terra. Se stiamo usando i blocchi, li prendiamo come se fossero il prolungamento delle nostre mani, quindi non li lasciamo mai andare. Ok? Da qui, inspiro, vado a alzare il piede destro, lo solo sul tallone, e vado ad ruotare verso destra, mentre la gamba sinistra si piega. Quindi la gamba sinistra si piega, io ruoto verso destra e mi allungo verso la gamba destra. Torno al centro inspirando, apro il petto ed espiro dall'altro lato. Quindi ruoto verso sinistra, piego la gamba destra, piego a sinistra un artello e mi allungo verso la gamba stesa. E lo ripeto così, inspiro, espiro, inspiro, espiro. E continuo, inspiro, espiro, inspiro, espiro. E ancora inspiro, espiro, inspiro al centro, espiro alla sinistra. E ancora inspiro al centro, espiro a destra, inspiro al centro, espiro a sinistra. Ancora uno, inspiro al centro, espiro a destra, inspiro al centro, espiro a sinistra. E poi inspiro al centro. Ed espiro, vado a destra e resto qui, come prima. Se sono coi blocchi, ovviamente sarò in questa posizione, quindi alta col busto, coi blocchi sotto le mani, sarò a terra e mi allungo bene verso la gamba stesa. 5 respiri qua. Quindi gamba sinistra piegata, i glutei vanno leggermente verso la gamba sinistra e mi allungo bene. Ancora 2 respiri. E poi torno al centro inspirando. Ed espiro dall'altro lato. Mi allungo verso la gamba sinistra. Piede bene a martello, mi allungo bene. Ancora due. E poi inspirando. Torno al centro. Se serve, sciolgo un secondo le gambe. Quindi vado a pedalare, anche se sono con le mani sopra i blocchi. E da qui andiamo, inspirando, allungare la colonna, espirando. Andiamo tutti ad agganciare gli alici, quindi c'è meglio il pollice. Se non ci arrivo, piego le gambe. Quindi va bene anche questa variante. Inspiro, mi allungo, ed espiro, mi chiudo. 5, respiri qua. Mi allungo, bene, ogni ispirazione allungo la colonna, ogni espiro, mi chiudo un po' di più. Solo le gambe piegate,
La stessa cosa, inspiro a lungo, espiro, mi piego e cerco bene di far aderire l'addome alle cosce. Ancora due respiri qua. E poi inspiro a lungo, vado a sciogliere, porto le mani a terra. Allora, anche qua, a terra o su due blocchi. Devo essere proprio con le mani poggiate. Quindi se non ci arrivo, porto i due blocchi. Altrimenti, se ho la flessibilità, poggio le mani a terra o proprio stelle a terra. Ora da qui, vogliamo andare ad alzare la gamba destra lateralmente, non indietro, non in avanti, lateralmente. Quindi inspiro, la gamba destra, sale. Tre respiri qui. Penso proprio di aprire, come se fosse un orologio. Voglio segnare le 9:30. Ancora un respiro. E poi per tre volte. Uno, andiamo verso l'altro, pulsazione. Due e tre. Sciolgo. Sciolgo un secondo, fermo dall'altro lato. Prendiamo, ripeto un'altra volta, così capiamo bene l'esercizio. Quindi inspiro la gamba sinistra, sale lateralmente. Tre respiri qua. Piede a martello, gamba attiva. E poi per tre volte, andiamo a pulsazioni. Uno, due e tre. Sciolgo. Vado a sciogliere un secondo. Se volete andiamo un secondo anche in balada, per sciogliere un secondo le gambe, i glutei soprattutto. Adesso andiamo a ripetere un'altra volta per gamba. Come ho detto prima, se sei le mani sui blocchi, comunque ci aiuta ad avere peso sulle mani. Quindi da qui, gamba destra attiva, inspiro, apro lateralmente. Resisto, qui tre respiri. E questa volta andiamo per 5. 5, 4, 3, 2, 1, apro al massimo. E sciolgo. Sciolgo un secondo e lo facciamo dall'altro lato. Inspiro la gamba sinistra, sale. Tre respiri. Ancora una. E poi 5 pulsazioni. 5, 4, 3, 2, 1, apro al massimo. E sciolgo. E lascio andare. Siamo anche, se serve, sciogliere proprio le gambe del tutto, quello che fa stare bene voi in questo momento. E poi apriamo i piedi un po' più larghi dei fianchi e ci portiamo giù con i glutei. Un secondo in malasana. Andiamo a chiudere gli occhi e ad oscillare a destra e a sinistra. Apro bene il petto, comunque qui. Malasana ovviamente, se non arrivo con il tallone a terra, prendo due blocchi. E li vado a appoggiare sotto i miei talloni. Ancora due respiri in malasana. E da qui mani a terra. E andiamo a fare un passo alla volta indietro. Full push up. Ginocchio a terra. Mi siedo indietro. Scivolo in avanti. Inspiro, up. Ed espiro. Cane giù. Ok, da qui inspiro la gamba destra, salgo, espirando lungo passo, porto il piede in mezzo alle mani. Inspiro, vengo su, intreccio da sopra il ginocchio destro, apro bene il petto, andiamo a fare 10 pulsazioni qui, gamba destra stesa. Quindi andiamo a andare col pugno verso il basso, per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Resto qui, tre respiri, gamba dietro stesa, ancora uno, e poi da qui, mani a terra o su due blocchi, avvicino il piede sinistro al destro, a 45 gradi, quindi il piede dietro è a 45 gradi, i talloni sono sulla stessa linea, i fianchi in linea, quindi destro e sinistro, le mani posso averle, come sempre, sui miei blocchi o per terra. Inspiro a lungo ed espiro, mi chiudo. E ancora due. Inspiro a lungo, espiro, mi chiudo. E ancora uno in questo modo. Inspiro a lungo ed espiro, mi chiudo. E tengo 5 respiri qui. Penso bene ai fianchi, quindi fianco destro spingo dietro, sinistro avanti. Gamba davanti stesa. Soprattutto se avete leggermente una iperestensione, pensate a fare una specie di... come se piegaste leggermente la gamba, è un qualcosa di millimetrico,
Però in questo modo avete la gamba sicura e bene attiva. Ancora un respiro. E poi inspiro, mi allungo, mani ai fianchi, espiro qua. E inspiro, mi porto su. Vado ora a separare leggermente di più le gambe. Apro leggermente i fianchi, ma non troppo. Braccia, parallelo al pavimento. Mi allungo verso l'alto, vado verso la mia destra. E da qui mi lascio andare. Dove arriva la mia mano? E la mano sinistra si allunga verso l'alto. 5, respiri qui. Respiri lunghi e profondi. Sento anche qui le gambe attive. Per tutti la gamba attiva, ma soprattutto chi ce l'ha leggermente per estesa come me. Proprio immaginiamo di fare un leggero piegamento del ginocchio. Ancora 2, respiri. Ancora 1. E poi da qui, mano sinistra al fianco, sguardo a terra. Ora piego la gamba destra, vado a 30 cm con la mano destra del piede e porto la gamba sinistra verso l'alto, in modo attivo. Anche qua posso usare un blocco. Prima variante, resto qui. Seconda variante, braccio sinistro in alto. Terza variante, piego la gamba, prendo il piede alla caviglia e vado a spingere col piede in alto e apro bene il petto. 5, respiri qua. Ancora 2. E poi lentamente lascio andare. La mano sinistra va a terra. Squadro i fianchi. Inspiro, apro il petto. Attivo il gluteo sinistro. Resto qui. Anche qui con le mani che sui blocchi va bene. Oppure cammino dietro con le mani. Porto il viso verso la piedi e la gamba sinistra verso l'alto. Riesce, aggancia proprio la caviglia destra e si allunga bene. 5, respiri qua. Ancora 2. E poi lentamente mi allungo e faccio un passo indietro. Anche il piede destro va indietro e andiamo a fare un altro vinyasa direttamente cane giù. Full push up, ginocchia a terra, mi siedo sui talloni, scivolo in avanti, inspiro, espiro, cane giù. E da qui inspirando, sarà la gamba sinistra a salire verso l'alto, ed espirando, portiamo il piede in mezzo alle mani. Inspiro, vengo su col busto, intreccio le mani, le poggio sopra il ginocchio sinistro, apro bene il petto e inizio a fare le mie 10 pulsazioni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Resto qui 3 respiri, spingo bene il pugno in basso, apro il petto. Ancora 1. E poi come prima, mani a terra o sui blocchi, avvicino il piede destro e sinistro. Squadro bene i fianchi. Inspiro lungo la colonna, espiro, mi chiudo, ancora 2, inspiro, espiro, ancora 1, inspiro, ed espiro. Resto qui 5 respiri, se uso i blocchi va benissimo come abbiamo fatto ovviamente con l'altra gamba. Ancora 2. E poi inspiro, mi allungo, porto le mani ai fianchi, espiro qua, e inspiro, torno su. Vado senza distanziare leggermente i piedi tra loro, apro leggermente i fianchi, braccia per il pavimento, mi allungo verso l'alto, vado verso la mia sinistra, e poi lascio andare la mano dove arriva, e il braccio destro si stende bene verso l'alto. 5, respiri qua. Allungo bene, penso qua soprattutto all'allungamento del mio fianco sinistro, quindi non andiamo a fare questo, quindi curvare e chiudere, ma penso ad allungare bene entrambi i lati del busto. Possiamo anche ovviamente essere qua in alto, quindi non è un problema, tibia, blocco, dove siete comodi voi oggi. Ancora un respiro. E poi come prima, mano destra al fianco. Vado con la mano a 30 cm dal piede,
Inspiro, la gamba destra sale, attivo bene il glute destro, resto qui, oppure il braccio sinistro si allunga verso, destro si allunga verso l'alto, oppure se voglio, piego la gamba, prendo il piede della caviglia, ma senza chiudere il fianco, quindi non sto facendo questo. Il mio fianco resta aperto, il petto è aperto, e spingo il piede in alto, e apro sempre di più. 5, respiri qua. Ancora 2. E poi lentamente lascio andare con controllo, porto entrambe le mani a terra, squadro i fianchi, inspiro apro il petto. Posso realmente stare qui, anche questa è una variante. Oppure cammino indietro con le mani, chi riesce prende la caviglia e si va ad allungare del tutto. Io ad esempio questo lato resto qui per oggi. 5, respiri. Scelgo la mia variante, in tutti e due i casi, glute destro bene attivo, gamba destra che sale verso l'alto. Ancora 2. E poi lentamente faccio un passo indietro, col piede destro, anche col piede sinistro, cane giù oppure full push up. Ginocchia a terra, mi siedo sui talloni, scivolo in avanti, inspiro ed espiro. Cane giù. E da qui sguardo tra le mani, un passo, un salto, porto i piedi tra le mani, inspiro lungo la colonna, espiro, mi chiudo. Ed inspiro, vengo su. E espiro. Samastiti. Da qui adesso andiamo a fare un lungo passo col piede sinistro verso sinistra e andiamo a portare i piedi. Parlare tra loro con le dita, al massimo leggermente all'interno rispetto ai talloni, non all'esterno. Mani ai fianchi. Inspiro. Mi allungo. Espiro e vado a piegare i fianchi. E porto le mani a terra. In linea con i piedi. Inspiro, mi allungo di nuovo, ed espiro, scendo. E cerco di portare la sommità della testa in direzione del tappetino. E resto qui. 5 respiri. Mi allungo bene. Ancora 2. E qua, inspiro, torno al centro, mi allungo, e respirando camminiamo con le mani verso destra. Se riesco, con la mano sinistra, prendo proprio l'esterno della caviglia, con la mano destra ci vado, vado sopra, inspiro, mi allungo, ed espiro, mi scendo verso la gamba destra. Altrimenti può essere che prendiamo la tibia e stiamo più in alto. 5, respiri qua. Ancora 2. E poi inspiro, mi allungo, torno al centro e andiamo dall'altro lato, cammino verso sinistra, prendo l'esterno della caviglia, inspiro, mi allungo ed espiro, mi avvicino alla gamba stesa. Ancora 2 respiri. E poi torno al centro, inspiro, mi allungo e da qui vado ad aprire il piede sinistro con le dita verso l'esterno e vado verso sinistra. Se non riesco vado a portare subito un blocco sotto al tallone, se avete i miei blocchi usate la parte in diagonale, se avete un blocco normale l'altezza più bassa e vado a scendere da questo lato e mi porto in questa posizione. Se non vi serve il blocco ovviamente piede a terra. Vado ad aprire bene il petto, piede destro a martello, 5 respiri qui. Chi è ancora, che è molto comodo qui, il braccio sinistro va proprio di fronte alla gamba sinistra, il braccio destro dietro la schiena e vado a prendere le mani dietro la schiena. E apro bene il petto. 5 respiri qua. Ancora 2. E poi se mi sono presa la gamba lascio andare e ora ci portiamo tutti col gluteo a terra. Con la mano destra prendo la caviglia sinistra, col braccio sinistro vado verso l'alto, il ginocchio però continua ad aprirsi, quindi non lasciamo che il ginocchio si chiuda. Inspiro, mi allungo e magari resto qui.
o scendo leggermente di più, o se riesco vado fino al piede, ma senza fare questo, quindi il ginocchio sinistro continua a spingere per aprirsi. 5, respiri qua. Apro bene. Sto scendendo con la spalla all'interno del ginocchio destro. Ancora 2. E poi lentamente torno su. Mi riporto in scandata e andiamo dall'altro lato. Quindi vado a destra. Piego la gamba come prima. Mani in preghiera. Prendo il blocco se mi serve. O magari vado a fare la variante avanzata. Raggancio la mia gamba. 5, respiri qua. Ancora 2. E poi lentamente sciolgo, mi porto col glute a terra. Come prima aggancio con la mano sinistra la caviglia destra. Inspiro, mi allungo ed espiro, scendo. Va bene, anche se sto qui, non vado a chiudere il ginocchio, ma neanche il petto, non sto facendo questo. Lascio il ginocchio aperto e il petto aperto. E mi allungo. Apro bene, 5, espiro. Ancora 2. E torno su, ripasso da scandale e mi riporto al centro in prasarita. Di nuovo aggiusto i piedi con le dita leggermente all'interno. Inspiro, mi allungo, espirando questa volta. O aggancio gli alluci o prendo l'esterno delle caviglie ed espiro di nuovo scendo. Ancora 5, respiri qua. Ancora 2. E poi inspiro. Mi riallungo. E da qui porto le mani ai fianchi. Espiro. Ed inspiro. Torno su. Ora porto i piedi verso l'esterno. E vado a piegare le gambe in una goddess. Vado ad ondulare un secondo destra e sinistra se serve. Porto le mani alle ginocchia e vado a spingere delicatamente con le mani indietro, mentre col pube penso invece a venire avanti. Tengo il petto aperto. 5, respiri qua. Come prima posso oscillare a destra e a sinistra, posso aggiustare la distanza dei piedi se devo allontanare. E ora da qui scendo con la spalla destra e la sinistra invece sale verso l'alto, una pressione, sguardo verso l'alto. 3, respiri. Continuo a spingere con le mani indietro. Vado a portare il ginocchio indietro. Ancora 1. E poi torno al centro e andiamo dall'altro lato. Sempre per 3, respiri. E torno al centro. Mani in preghiera. Stendo le gambe. Richiudo i piedi. E faccio un passo. E inizio il tappetino. Sciolgo di nuovo le gambe se serve. E da qui, inspiro, mi allungo bene con le braccia verso l'alto, espiro, mi piego, inspiro, allungo la colonna, espiro, di nuovo un passo alla volta indietro, un salto, full push up, ginocchia a terra, mi vado a sedere indietro, scivolo in avanti, inspiro, ed espiro, cane giù. E da qui con un passo, un salto, squadro le mani, porti piedi tra le mani. Inspiro, mi allungo, ed espiro, mi porto, seduto. Da qui andiamo a lasciare una gamba stesa di fronte a noi e andiamo a prendere l'altro piede. Prendo il tallone, se ci riesco, per qualcuno sarà la tibia, e voglio portare la gamba a me. No, forse me la può. Quindi questo può essere la vostra variante. Se qualcuno riesce, prendere il tallone, se qualcuno riesce, porta dopo la gamba verso la fronte. 5, respiri, ma anche se siamo qui va benissimo. Manteniamo però la schiena allungata e il petto aperto, non curviamoci indietro. Penso per l'allungamento su bene verso l'alto. Ancora 2. Ancora 1. E poi cerco di lasciare la gamba dov'è,
Punto il piede, lascio andare. 5 respiri. Apro sempre bene il petto, gamba attiva. Ancora 2. E poi sciolgo. Vado a scegliere un attimo, posso anche picchiettare sulle gambe. E lo facciamo dall'altro lato. Piego la gamba a sinistra, prendo la mia variante. Inspiro, penso sempre di mi allungo verso l'alto. Ed espiro, avvicino leggermente la gamba a me, non importa quanto la gamba è vicina a me in questo momento, ma il momento è sempre lo stesso. Inspiro, allungo, espiro, avvicino. 5 respiri qua. Ancora 2. E poi come prima, cerco di mantenere la gamba dov'è, resto qui, per 5, 4, 3, 2, e 1, sciolgo, sciolgo un secondo, come prima se serve picchietto, e ora da qui, metto la mano frontale, piego la gamba, questa volta prendo bene il piede con le mani, e vado a spingere il ginocchio indietro, oltre l'ascella, faccio come delle rotazioni, spingo la gamba indietro, sciolgo bene, ancora 2, ancora 1, e poi da qui, se riesco, porto il piede all'interno del gomito sinistro e lo vado pure ad abbracciare, mi allungo verso l'alto e do la destra e sinistra. Se non riesco a portare il piede all'interno del gomito, vado a prendere con entrambe le braccia sotto la tibia e resto qui. Quindi anche questo va bene. Qua dipende ovviamente dalla vostra anca. Ma in tutti e due i casi penso sempre ad allungarmi verso l'alto. E resto qua, che respiro qua. Sempre con entrambi i piedi bene a martello, gambe attive. Ancora uno. E poi per qualcuno lavoriamo su questo e continuiamo a fare questo movimento. Per qualcun altro provo a stendere la gamba, prendo il tallone dall'interno e vado semplicemente ad aprirla lateralmente. Quindi il tallone lo spendo all'interno, la tengo stesa così e resto qui. Chi invece è un po' più flessibile porta bene il ginocchio sopra la spalla destra, mantengo i glutei a terra, non andiamo a alzare il gluteo destro. Con la mano sinistra prendo il collo del piede destro, lo aggancio bene, poggio la mano destra a terra e vado per stendere la gamba. Sento bene l'allungamento sul fianco sinistro e resto 5 respiri qua, ma lascio il gluteo a terra, non andiamo a fare questo, ok? Quindi gluteo a terra, ancora 2 respiri qua, apro bene, sento questa apertura del petto, ancora 1 e poi lentamente sciolgo e andiamo a farlo con l'altra gamba. Piego la gamba sinistra, prendo il piede come prima, spingo il ginocchio oltre la spalla e faccio come dei cerchi. Sciolgo bene l'anca. Ancora 2. Ancora 1. E poi come prima prendo la mia variante. Quindi piede all'interno del gomito, prendo con le braccia sotto la tibia e vado ad allungarmi bene verso l'alto e ad andare sulla sinistra. Come se stiamo cullando un bambino. Sempre mi allungo bene verso l'alto, non crollo indietro con la schiena. Ancora 2 respiri. Ok. Da qui come prima, resto qui e va benissimo. Oppure prendo il tallone, stendo la gamba e vado leggermente ad aprirla. E comunque vado a lavorare qui. Oppure come prima, ginocchio bene sopra la spalla, poggio i glutei a terra, poggio la mano a terra, prendo il collo del piede e vado a prendere la gamba. Anche fossimo qui per oggi, va bene, io penso che la gamba sta stendendo e il petto mi si sta aprendo. Non importa se la gamba si stende o meno. Apro bene, 5 respiri. Ripeto, qua va benissimo. Però non andiamo a stendere la gamba e a chiudere il petto. Il petto resta aperto. Ancora 2. Ancora 1 e poi lentamente sciolgo e da qui riporto la gamba stesa e sciolgo le gambe. Ok,
Mantengo ora le gambe di fronte a me. Inspiro, mi allungo. E ed espiro, vado a piegarmi in avanti. Posso prendermi le tibie, agganciare gli altri, all'esterno dei piedi. Magari prendo le mani oltre al piede. O magari, se ho dei blocchi, sono particolarmente flessibile, porto i blocchi di fronte a me. E vado a prendere i blocchi. Quindi scelgo la variante che fa per me, in base ovviamente al mio corpo. 5, respiri qua. Su. Così. Ancora 2. Inspiro, mi allungo. Torno su. E quindi andiamo ad aprire le nostre gambe secondo la nostra apertura. Ok. Quindi le apro con i piedi bene a martello. Attenzione che non mi vada, cioè che il piede punti bene verso l'alto. Quindi non andiamo magari ad aprirle troppo e poi non riusciamo a, perché andiamo a lavorare sul piegarci in avanti. Quindi se andiamo proprio alla nostra massima apertura, poi rischiamo di fare molta più fatica a lavorare sul pavista con l'altra, che è supplementi che è la posizione in cui sì, abbiamo le gambe aperte, ma ci stiamo anche allungando col petto verso terra. Quindi magari andiamo a prendere leggermente meno del nostro massimo, in modo da lasciarci la possibilità di lavorare su questo piegamento. Piedi bene a martello. Andiamo a intrecciare le mani dietro la schiena. Creo un pugno, apro il petto. Non so se si vede. Ok? Da qui inspiro, mi allungo. Ed espiro, scendo. E lo ripeto ancora. Inspiro, salgo. Espiro, scendo. E ancora inspiro, espiro, ancora 2, inspiro, espiro, ancora 1, inspiro, espiro, e poi inspiro, torno su, sciolgo le braccia, mi allungo ed espiro, scendo verso la gamba destra. 5, respiri qua. Ancora 2. E poi inspiro, mi allungo e vado verso la gamba sinistra ed espiro, scendo. Quindi penso all'ombelico che va verso la coscia sinistra. 5, respiri. Ancora 2. E poi inspiro, torno su, ritorno al centro. Ed espiro, questa volta vado a piegarmi in avanti. Posso restare sui miei avambracci, ma magari vado ad allungare completamente. Anche qua pensiamo, non stiamo curvando la schiena, quindi literalmente il petto che va a terra. Quindi portiamo lo sguardo in avanti e ci allunghiamo per bene. Ovviamente per qualcuno restiamo anche qua in alto, o per qualcuno mani dietro e resto qui. Quindi cerchiamo ovviamente sempre la nostra variante. Anche questo va bene. Cerchiamo di pensare al cubo che vuole andare in direzione del pavimento. Ancora 3, respiri. Ancora 1. E poi lentamente. Torno su. Prendo le ginocchia con le mani, mi aiuto, le riporto al centro. Adesso con i piedi ancora di fronte a me, per un'ultima posizione in questa direzione, andiamo a prendere i talloni, cerchiamo un po' il nostro equilibrio qui. Quindi, prima variante, stiamo semplicemente in equilibrio sui nostri ischi. Quindi non curvo la schiena, penso al petto aperto e resto qui. Oppure vado leggermente per stendere le gambe e resto qui. O per qualcuno andremo a stendere completamente le gambe. E anche qui penso a spingere col petto in avanti, i piedi indietro. 5, respiri. Cerco il mio equilibrio, se cado non è un problema. Torno su in caso. Ancora 2. E poi lascio andare. Per un'ultima variante, chi vuole può anche provare a prendere i piedi, stendere le gambe verso l'alto e chiudersi del tutto. 3, respiri qua, altrimenti
resto qui e cerco comunque il mio equilibrio. Sempre al lavoro, non solo di allungamento, ma anche di equilibrio. Ancora uno. E poi lascio andare. E porto le gambe stese di fronte a me. Mi vado ad stendere sulla schiena. Sposto la coda, se ce l'ho. Vado ad essere comodo col collo. E da qui vado a piegare la gamba sinistra, poggiando il piede a terra, e vado ad appoggiare la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Aprendo quindi, portando il ginocchio, aprendo il ginocchio destro, quindi prendo il fianco destro. E da qui vado ad alzare la gamba sinistra, passo le mani sotto la gamba e prendo o sotto il ginocchio o se riesco di fronte al ginocchio. Inspiro ed espirando, porto la gamba verso di me. 5, respiri qua. Posso anche dondolare se voglio destra e sinistra leggermente. Massaggiare la schiena, sempre piacevole. Ancora due respiri. E poi sciolgo solo le braccia, le lascio ai lati a cactus e vado con le gambe in questa posizione verso sinistra, quindi poggerò il piede a terra e porto lo sguardo a destra. E resto. 5, respiri qua. Ancora due. E poi lentamente torno al centro. E vado a scegliere la gamba. E faccio cambio. Allora, caviglia sinistra sopra il ginocchio destro. Come prima, porto la gamba verso di me, prendo sotto il ginocchio di fronte se riesco. Piede sinistro viene a martello, inspiro. Ed espirando porto la gamba verso di me. Come prima, so piacere, posso dondolare leggermente a destra e a sinistra. 5, respiri qua. Ancora due. E poi come prima, braccia lati a cactus e vado. Questa volta con le gambe a destra e lo sguardo a sinistra. 5, respiri. Ancora due. E poi lentamente torno al centro, sciolgo le gambe, le abbraccio un secondo e vado a fare un'ultima volta, dondolare a destra e a sinistra. Ci porteremo qua in Shavasana, quindi se vogliamo coprirci prendiamo adesso una felpa, una maglia, qualcosa, una coperta. E poi da qui ci lasciamo andare. Andiamo a stendere le gambe sul tappetino. Le sciopiamo un secondo se ne sentiamo il bisogno. E poi braccio lungo il corpo, palmi verso l'alto. Andiamo a chiudere gli occhi. E ci andiamo a rilassare completamente. Andiamo tutti insieme ad ispirare dal naso. E lasciamo andare la bocca. Ancora, inspiro dal naso, espiro dalla bocca, e ancora uno, inspiro dal naso, espiro dalla bocca, e mi lascio completamente andare, mi lascio il mio corpo abbandonato, pesante, e immobile sul tappetino. Voglio lasciare che il mio respiro si faccia completamente naturale. Non più controllato da me. E proviamo a portare la nostra attenzione soltanto al nostro respiro. Senza controllarlo, ma semplicemente osservandolo.
se vediamo che la nostra mente divaga, cerchiamo semplicemente di riportarla all'osservazione del nostro respiro. E ora lentamente ricominciamo a muovere le nostre mani, le dita dei piedi, ricominciamo a muovere i polsi, le caviglie. Andiamo lentamente a risvegliare il nostro corpo, ancora con gli occhi chiusi. Mettiamo le braccia oltre la testa, ci allunghiamo come se stessimo svegliando un lungo sonno. E poi lentamente porto le ginocchia al petto, le vado ad abbracciare. E vado a dondolare un secondo a destra e a sinistra. Poi ci lasciamo cadere sul nostro fianco preferito. E con le mani ci riportiamo su con il busto in una posizione seduta, comoda, gambe incrociate. Andiamo a allungare bene la colonna verso la schiena verso l'alto. Portiamo le mani in preghiera di fronte al petto e il volto rivolto verso le nostre mani. Come sempre, ci ringraziamo per questo tempo che ci siamo dedicati. Ringraziamo le persone che anche se a distanza hanno praticato con noi. Immaginiamo di darci tutti insieme un forte abbraccio. E dolcemente apriamo gli occhi. Namaste. Grazie. Grazie a tutti, mi sa che ogni tanto avete sentito Siri che mi risponde. Ah, ok, ci siamo. Faccio la coda, scusate. Oh, grazie a tutti ragazzi, come sempre siamo invasi dai bot, ma vabbè. Spero che vi sentiate rilassati, spero che questa classe vi abbia fatto lavorare le gambe, ma soprattutto ve le abbia allungate. Io adoro fare classi di gambe, dovete sapere, sono quelle che dove, se io pratico da sola, mi faccio di più, in assoluto. Grazie a tutti ragazzi, siamo tantissimi ogni volta, quindi grazie. So che è un periodo difficile per tutti, ma a me queste ore di yoga aiutano, diciamo, questo momento in cui per un momento non penso più a niente. Spero che sia così anche per voi. Mi sento rinata. Ecco, questo mi rende felice. Che questa energia possa arrivare a tutti. Concordo pienamente. Intanto arrivano i 1000 bot. Ragazzi, adesso ci vediamo tutti una bellissima cena, come qualcuno stava scrivendo, credo. E va bene, e ho perso tutti i messaggi. Aspettate che li recupero se riesco. Domani non muoverò le gambe, ma no! No. Anche dopo domani. Dani dice anche dopo domani. Ma no. Dopo la mia lezione non puoi pensare di far schifo alla flessibilità. Intanto premettiamo che non ci sono qua a fare schifo o non schifo, ma siamo tutti che ognuno ha il proprio livello e va benissimo. Ovviamente qualcuno è più flessibile e qualcuno meno, ma è lavorabile e se avete visto i miei prima e dopo nella mia pagina Instagram lo vedrete, cioè io sfioravo terra con le mani, con tutta la schiena curva, quindi è lavorabile, però come vi ho fatto vedere oggi, soprattutto nei piegamenti, lavorate sempre con la schiena piatta, cioè pensate bene al movimento che parte dai fianchi e l'addome che va verso le cosce, non pensate a voler arrivare a terra, non è importante, usate i blocchi, usate i tools che avete e lavorate per arrivare con l'addome verso le cosce e solo dopo il viso verso le tibie. Molto importante, vi giuro che quando io inizio a lavorare sui piegamenti nel modo corretto,
onesto vedere i miglioramenti. Quindi fidatevi che c'è una grande differenza. Allora, vediamo intanto cosa riesco a leggere. Mi sento rilassatissima. Ecco, allora sono felice perché questo è quello che mi interessa. No spam, please. Vero? Che poi che cosa stanno scrivendo? Love sex, click here. Sicuro. Clicchiamo tutti. No, vabbè. Con la caviglia slogata. Beh, spero che tu abbia fatto decisamente tutte le varianti, ma la caviglia slogata magari evitiamo, no? Stiamo attenti, ragazzi, se ci facciamo male, soprattutto stiamo attenti. Però vabbè, se tu l'hai fatto, spero che l'abbia fatto stando attenta a tutte, a non farti male. Non fatevi male, che io non vi posso vedere e mi fa ansia se vi fate male. Ma per l'iperestensione di gambe devi stare molto attenta ad attivarle. Io ce l'ho leggera, ma ce l'ho. Quindi devi sempre, nelle posizioni in cui tendenzialmente la tua gamba tenderebbe a fare questo, attivarla in modo tale che la porti a stare dritta. Quindi attivi e pieghi leggermente il ginocchio, attivi tutti i muscoli e tieni sicuro l'articolazione. Quindi io lavoro lavoro molto su quello, quindi sull'attivazione della gamba in modo tale da essere sicura che l'articolazione è salva. Tutti dovremmo lavorare sull'attivazione della gamba in tutti questi piegamenti, però ovviamente chi ha la gamba iperestesa, che vuol dire che, ripeto, quando la stendi non è così, ma è tendenzialmente così, ancora di più. Che mi sia venuto da piangere alla fine normale? Sì, perché non so, soprattutto nelle classi di anche, tante volte si tendono a lasciare andare certe tensioni interne e a volte può essere che da questo rilascio si pianga. Non è strano, non sia la prima a cui succede, quindi tranquilla che non è normale. Mi emoziona però che sia successo. Fammi vedere che intanto cerco di leggervi. Da quanto tempo pratichi yoga? Io da 5 anni. Aspettate che cerco di leggere, ho letto qualcosa. Per principianti, su questo stesso canale dove siete adesso, io ho una classe per principianti di mezz'oretta, quindi se volete potete tranquillamente vedere quella. O io ho un intero programma per principianti, quindi sul mio sito www.martinaselgi.com c'è proprio un programma, si chiama programma per principianti, che quindi è fatto a livello giusto, e in quella classe in quelle classi do molte più spiegazioni in modo tale appunto da insegnarvi bene tutti i vari passaggi, le varie posizioni, corretti allineamenti, che magari qui non riesco a dirveli tutti perché comunque questa classe è multilivello. Quindi se volete YouTube ho una classe gratuita di 25 minuti, o se volete un programma completo sul mio sito. È anche in sconto adesso, al 20% lo sconto è il resto a casa 20. Aspettate, ci sono altre domande prima di lasciarvi. Io le avevo anche viste le domande, però credo di essere cresciuta di 5 centimetri, vero? Ci si allunga tantissimo. Va bene, io se ho perso le vostre domande vi chiedo scusa, è che qui è pieno purtroppo di messaggi, tra i messaggi vostri ci sono i messaggi di queste bot, quindi farei anche una classe su apertura delle spalle e apertura della schiena. Allora, l'avevo fatta 2 settimane fa, questo venerdì ci sarà la classe di Martina Rando che è Strong and Flexible Back, quindi direi in quella direzione. Quindi venerdì sarà una classe appunto di apertura del petto. Poi nel dettaglio cosa fa Martina non lo so perché l'ha trattata lei, però si chiama Strong and Flexible Back, quindi direi che quella è la direzione, ragazzi. E quindi venerdì c'è quella classe. Se nel frattempo ne vuoi fare anche una anche domani, io sempre su questo canale YouTube ne ho una di mezz'ora sull'apertura di schiena. Quindi se nel frattempo non vuoi aspettare venerdì ma ne vuoi fare una anche prima, se vuoi fare quella intanto. Ma ti aspetto venerdì da Martina Rando. Oggi solamente non ho studiato, no, ma perché oggi non era una classe power, cioè se hai fatto la classe power di lunedì, questa non è power, questa classe era molto più calma, ma quando si lavora di gambe, tendenzialmente, almeno io non lavoro mai in power, si lavora più lentamente, sugli allungamenti, si lavora con calma, in modo che si sentano bene tutti gli allineamenti corretti. Quindi è normale, questa classe non era fatta per farvi sudare, era fatta per farvi allungare e lavorare bene sull'attivazione delle vostre gambe. Sono riuscita a rispondere quasi a tutti, mi sa.
A quando la prossima? Ho già risposto venerdì con Martina Rando e poi settimana prossima, di nuovo lunedì, mercoledì e venerdì, e di nuovo uscirà il calendario la domenica. Quindi la domenica sui nostri tre canali Instagram esce il calendario settimanale, così sapete da chi andare che giorno. E poi vabbè, in settimana, come vedete, lo ripetiamo sempre, quindi è dura che li possiate perdere. Però se dovete seguire le storie, se non seguite le storie ve li perdete. Seguite le storie. E basta, direi che adesso vi saluto. Se ho perso qualche domanda, ripeto, vi chiedo scusa, purtroppo qua è invaso. Va bene ragazzi, io vi direi che vi auguro a tutti una bellissima sera e una buonissima cena. E ci vediamo tutti venerdì con Martina. Ci sentiamo tutti su Instagram come sempre e fate la challenge, quello che vi ho fatto vedere prima. Vediamo chi ci riesce e se ci riesco anch'io entro la fine di questa quarantena. Va bene ragazzi, vi saluto a tutti, grazie mille, salvo ovviamente la classe, fino a domenica la potete fare, quindi se volete ripeterla non c'è problema, fino a domenica la trovate online. Ciao ciao!